Ciao a tutti. Allora, è da un bel po' che non sono presente sul canale, magari qualcuno avrà iniziato a preoccuparsi, e la verità è che io in questi giorni ho avuto da fare, perché mi sono trasferito. Allora, dove mi sono trasferito? Beh, penso che dal titolo l'abbiate già capito. Io mi sono trasferito qui a Chongqing e vi faccio vedere un po', di là c'è un fiume che si chiama Jialin, poi qua ci sono altri palazzi, qui c'è uno Starbucks e vabbè, insomma. E vabbè, niente, allora, il perché mi sono trasferito magari ve lo dirò un'altra volta, perché è un argomento che voglio trattare molto bene, diciamo, nei prossimi video, però quindi non vi anticipo niente e non vi spoilerò nulla. E allora, per chi non lo sapesse, io prima abitavo a Jinan, che è a nord-est, cioè non proprio estremo nord-est, però zona Pechino, giusto per intenderci. E invece adesso mi sono trasferito qui a Chongqing, che si trova a sud-ovest, e quindi sono dalla parte opposta della Cina. Ecco, vi faccio vedere un po', però mi sa che non vedete un bel niente, un po' per i grandangoli, un po' per questa nebbia. E vabbè, faccio vedere un po' qua, dai. E allora, quindi praticamente da nord sono sceso qui a sud, e è praticamente un nuovo ambiente. Un nuovo ambiente, un nuovo clima, una nuova atmosfera, un nuovo tutto. E a proposito di clima, cioè 23 dicembre io sono qui con la giacchetta slacciata. In questi giorni a Jinan ci sono tipo, è sempre sotto zero, di notte anche, va anche a meno 12. Invece qua si sta bene. È un clima semitropicale e adesso ci saranno tipo 11 o 12 gradi e sono quasi le 5 del pomeriggio. Di notte invece magari scende sui 6 gradi, ma non fa freddo, si sta bene. E niente, quindi mi piace il sud della Cina. Adesso magari qualcuno dirà, no basta, io mi disiscrivo, io ti seguivo solo perché ero lì a Jinan. Vabbè, a parte gli scherzi, penso che a voi piaccia il mio canale non perché ero a Jinan, ma perché appunto sono qui in Cina. E comunque, diciamo, Jinan non è che l'ho lasciata per sempre, perché io comunque ho lì dei parenti, cioè nel senso lei è venuta qui con me, però i suoi parenti, il suo fratello sono ancora lì a Jinan, quindi ogni tanto magari ci tornerò. E niente, un'altra cosa volevo dirvi, ah sì, ecco, invece tutti gli altri che invece vogliono seguirmi in questa nuova, fantastica, magnifica avventura, mi raccomando, restate sintonizzati sul mio canale, perché a presto usciranno nuovi video direttamente qui da Chongqing per questa nuova avventura. E beh, niente, che dire. Ah, giusto, vi faccio anche in anticipo gli auguri di Buon Natale, perché penso di non fare altri video prima del 25. E niente, un'ultima panoramica, dai. Allora, questo qui è il fiume, come vi ho detto. Ah, poi lì c'è anche il ponte, vedete, no? Appunto, questo fiume si chiama Jialin, il Jialin. Poi lì appunto c'è un huoguo, che sarebbe l'hotpot. Dovete sapere che Chongqing è famosa appunto per il suo hotpot. Qui palazzi molto alti. Ho notato che i miei palazzi sono un po' più alti di quelli di Jinan. E vabbè, niente, dai, la chiudo qua. Se questo video è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!